Buongiorno, buona domenica e benvenuti al Campanile della Domenica. Ormai è la terza nostra occasione quest'anno di visita alla Tisana per presentare questo territorio, i prodotti enogastronomici e le eccellenze di questo territorio. Partiamo come di consueto con il sindaco e il vice sindaco Daniele Galizio, sindaco della Tisana, Angelo Valvason, vice sindaco assessore al turismo. Tre giornate intense per presentare i vostri prodotti, le vostre eccellenze, tanta festa, insomma davvero un territorio che ha fatto, una comunità che ha fatto festa in queste giornate. Beh, sicuramente sì, è una tre giorni anche che è stata baciata dal sole, è una manifestazione che in questi anni è cresciuta molto e soprattutto ha visto la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli operatori, i produttori locali, quindi il vino, i prodotti della nostra terra. È una tre giorni che è caratterizzata proprio da questo. Quindi vi invitiamo a venire alla Tisana oggi, ripeto, la giornata è splendida, c'è già molta gente per le strade e vi aspettiamo quindi. E poi andremo anche noi in giro nei diversi stand per farvi vedere le offerte della giornata di oggi alla Tisana, ed è un'attrattiva turistica anche questa manifestazione, dopo Calici di Stelle, dopo la cena con Hemingway, davvero la Tisana è nel pieno delle sue attività. Certo, continuiamo col filone che stiamo percorrendo ormai da qualche anno sul legare il turismo a quello che sono le peculiarità del territorio e quindi anche ai nostri prodotti enogastronomici. Oggi qua ne potete, appunto, come diceva il sindaco, venite ad assaggiare tutte le nostre specialità, soprattutto le specialità della nostra terra, delle nostre aziende. E infatti sono diverse le aziende che partecipano a questa nuova edizione di Settembre Doc, una ventina o forse anche più? Sì, infatti, anche perché come si diceva poc'anzi, il nostro è un territorio veramente ricco, che forse non sempre è conosciuto, ma che è veramente ricco di produttori, in particolare il vino e altri prodotti della terra. È stato un grande lavoro quello di coinvolgerli tutti e diciamo, possiamo dire che si è riusciti a metterli tutti insieme, a fare squadra proprio per proporre e per promuovere questi prodotti che peraltro sono prodotti di qualità e che appunto spesso non sono valorizzati nel modo giusto. Quindi oggi qui potrete vederli in questo stand in particolare, sono stati messi tutti insieme, ma ci sono diversi stand che propongono proprio i nostri prodotti, quindi vi aspettiamo. L'inaugurazione venerdì alla presenza del vice governatore Riccardo Riccardi, facendo anche un bilancio della stagione turistica, com'è andata? Beh, per quanto riguarda la Tisana, bene, adesso proprio siccome stiamo puntando moltissimo ad attirare i turisti sia delle spiagge di vicine di Lignano che di Bibione, abbiamo visto appunto molte presenze, anche nella manifestazione Calici di Stelle c'erano quest'anno molti turisti e anche in questa manifestazione di Settembre Doc quest'anno abbiamo avuto questa presenza. Naturalmente anche i locali, i nostri agriturismi, io so che sono tutti sempre pieni di turisti appunto, e quindi per noi l'annata è andata bene. Bene, un'ottima stagione, non so se dalla regia sono andate in onda anche le immagini dell'inaugurazione che ha visto diversa partecipazione, insomma venerdì sera un bel via all'iniziativa. Infatti, beh, eravamo preoccupati perché venerdì le previsioni davano cattivo tempo, invece come sempre direi siamo stati fortunati, non è caduta neanche una goccia d'acqua, l'inaugurazione è stata molto partecipata e anche la serata ha visto una grande partecipazione di persone e anche di giovani, devo dire, quindi c'è stata, anche perché la festa si articola in più aree all'interno del centro, c'è un'area dedicata diciamo anche ai giovani e devo dire che non mi aspettavo nemmeno una così grande partecipazione già dal venerdì. Ieri sera moltissima gente anche durante il giorno e mi sembra che stamattina, a giudicare dall'afflusso, la giornata prometta assolutamente bene. Ieri sera un ospite d'eccezione alla Tisana che è qui vicino, vediamo se ci raggiunge, perché è un tuo caro amico.
Sì, sì, diciamo che è stata una sorpresa perché abbiamo avuto Dario Vergassola al cinema Odeon. Eccolo qua. Salve, buongiorno a tutta la baracca, state bene, complimenti. Dicono grande successo la serata di ieri, grazie a lei. Intanto è finita, se Dio vuole, quindi insomma siamo riusciti a finirla. Il sindaco, devo dire che in modo molto stoico, è andato a letto alle 6, credo, con la scusa che visitando tutti i bar del posto, perché deve fare questa specie di processione, una specie di via crucis, deve fare tutte le osterie, quindi è andato a letto tardissimo. Ma anche il vice sindaco lo trovo esattamente vestito come ieri, quindi non è neanche andato a letto, sono contento. Ve la state spassando in Friuli. Io vengo tra l'altro il 22... Dov'è che sono sindaco? All'isola Augusta presento un libro, vi invito tutti chiaramente, si chiama La ballata delle acciughe, alle ore 19, e le acciughe non c'entrano niente con qua che ci avete il tagliamento, però magari metti che salando un po' il fiume, può darsi che le acciughe ci sono. Com'è la tisana per Dario Vergassola? Molto calma, una cittadina molto calma, si chiama la tisana. Io ce l'ho già stato tanti anni fa perché col sindaco siamo stati compagni di merende, ci siamo conosciuti tanti anni fa cazzeggiando delle serate in macchina a sentire canzoni, a sentire queste cose, dopo una mia serata da qualche parte, non mi ricordo dove, forse a Pordenone, e ci è rimasta una specie di amicizia, quindi trovando lo sindaco mi sono meravigliato e non riesco a capire come avete fatto, però mi sembra che siamo assiduati da fare, molto questo cinghialone molto sul territorio, molto presente, diciamo la verità, questa è una cosa interessante. Bene, ci si diverte anche alla tisana. Si diverte molto, fanno un sacco di roba e lo si vede anche dall'euforia del vice sindaco, lo vedete lì che spruzza vitalità da tutti i pori e sta dormendo da un quarto d'ora circa. E lo stiamo muovendo con delle scariche elettriche, però insomma ci siamo. Quello che voglio fare è ringraziando e vado via, quindi ci vediamo il 22 all'isola Augusta, che prendo il libro, e comunque lo dico a tutti i telespettatori, cioè uno dei tre è stato la mia ex, via con le telefonate, dovete indovinare. Salute, arrivederci. Grazie, ciao, grazie a Dario Vergassola. Insomma, è bello anche avere la possibilità di parlare con personaggi di questo calibro, E infatti, voglio proprio ricordare la serata di ieri sera al Teatro Odeon, per il 25 il venticinquesimo compleanno del premio letterario. È stata una serata che ovviamente non si è articolata solo sulle letture di libri, ma appunto anche con le intrusioni di Dario Vergassola. È stata una serata molto simpatica, con le sue classiche interviste molto ironiche. E diciamo che insomma vorrei anche ricordare poi il premio letterario il 6 ottobre, c'è la serata conclusiva e quindi siete tutti invitati, un premio che è cresciuto moltissimo nel tempo e che ci rende orgogliosi e insomma vi aspettiamo anche per quell'appuntamento. Anche perché cultura legata al territorio e naturalmente anche i prodotti non gastronomici poi fanno turismo. Certo, sì, noi ci basiamo proprio su questo, perché basiamo la curiosità, sulla curiosità appunto rispetto alle nostre tradizioni, l'offerta che noi possiamo dare al turista. E il turista è sempre più predisposto a vivere le emozioni del posto, a vivere le emozioni della gente, e quindi è questo che noi vogliamo dargli proprio attraverso la nostra storia. I prodotti che noi offriamo anche nei ristoranti e nelle nostre appunto aziende agricole sono frutto della storia del nostro territorio, così com'è storica anche questa manifestazione. Settembre Doc la Tisana nasce 25 anni fa, ma sulle orme di quella che era la famosa festa del vino che a settembre facevamo la tisana. Io ringrazio il sindaco Daniele Galizio e il vice sindaco Angelo Valvason. Ora la linea va a Paola Treppo, che ci racconta storie, aneddoti e curiosità sulla tisana con Monsignor Carlo Fant, parroco e memoria storica della tisana. Eccoci, allora partiamo da quelle che sono le radici della tisana. La tisana, tanti non lo sanno, un tempo era addirittura un porto, infatti il fiume Tagliamento era un fiume navigabile ed era anche molto pescoso, tanto che si ricorda questa attività di pesca negli ex voto della chiesa di Sabbionera, ex voto che furono trasportati altrove e che ritraevano delle piccole barche in miniatura. Invece alle nostre spalle facciamo un salto di qualche secolo e arriviamo agli inizi del 1900, siamo nel 1923 in particolare, quando viene ricostruito il campanile alle nostre spalle. Naturalmente il campanile rappresenta il paese e questo alle nostre spalle è il campanile del Duomo,
ed è stato ricostruito dopo che le truppe in ritirata dalla rotta di Caporetto l'avevano demolito. Quindi è un campanile nuovo e adesso andremo da Monsignor Fant a vedere con lui quali sono le storie e le vicende che hanno segnato questa cittadina della Bassa Friulana. Ho pensato opportuno, nel centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, di creare una specie di teatro di meditazione, di ricordo, di memoria più che di ricordo, della Prima Guerra Mondiale. Per cui ho cercato di riunire i tre cori di Ronchis, La Tisanotta e Pertegada, che risiedono nella stessa zona. Ho chiamato anche delle persone perché possono leggere delle lettere dal fronte. Ho chiamato anche dei bambini che possono partecipare con una specie di teatro alla fine. La prima serata, che verrà fatta a Ronchis il 27 di ottobre, dirà la crudeltà della guerra. E lì forse da riscoprire quella guerra, che non c'era quell'entusiasmo neanche da parte dei soldati. La comunicazione della Prima Guerra Mondiale è stato qualcosa di enormemente grande. Dico solamente che 3 miliardi e 900 milioni di cartoline sono partite tra militari e famiglia, tra famiglia e militari e al fronte, nel circolo del fronte, quasi 4 miliardi di cartoline. La seconda serata verrà fatta la Tisanotta e ricorderemo la gioia della fine della guerra, per cui un alleluia esploso. Questa gente che può tornare a casa dopo essere stata emigrata in Piemonte, in Veneto, in Lombardia, in Sicilia, ritornano a casa loro, finalmente possono vedere cosa è rimasto della loro casa, ben poco. Ma la gioia, anche se questa gioia è marcata da sangue, tutti hanno perso, ogni famiglia ha lasciato un figlio sul fronte. La terza serata invece verrà fatta a Pertegada, ricorderemo a Pertegada invece la memoria, qualche ricordo di guerra, cose belle, cose brutte. Cosa dobbiamo raccontare a questi bambini? Cosa dobbiamo raccontare a questi giovani? Cosa dobbiamo dire a noi adulti? Cos'è stata la guerra? Io finirei questo racconto, questa realtà, con la frase di Benedetto XV, un'inutile strage. Come ha vissuto la guerra la Tisana? La Tisana purtroppo l'ha vissuta in maniera abbastanza pesante. Quando è stato rotto il 20 di ottobre del 1917 il fronte a Caporetto, i militari, i fanti, si sono ritirati, tutti i militari si sono ritirati verso il tagliamento, pensando di riuscire a fermare il nemico sul tagliamento, e questo non è avvenuto. Per cui questi militari affamati sono stati sfamati in qualche maniera, in qualche forma, ospitati in qualche maniera, in qualche forma, qui nelle nostre zone. Ma hanno dovuto subito fuggire e sono andati verso il Piave, e queste persone, questa gente di La Tisana, buona parte hanno lasciato mucche, case, pecore, la loro famiglia e sono scappati. Il campanile della domenica in diretta da La Tisana, settembre doc, questi alcuni dei prodotti del territorio che trovate oggi a La Tisana, ma non solo, ne parliamo con il presidente di Coldiretti La Tisana, Andrea Businaro, che è qui proprio per presentarci alcuni dei prodotti. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, soprattutto un buongiorno ai telespettatori di Telefriuli. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale per l'opportunità che ci dà, assieme alla Proloco, e qui oggi abbiamo messo a disposizione i prodotti che le aziende del territorio producono. Non ci sono tutti, perché comunque dobbiamo far presente che la stagionalità è una cosa che in agricoltura si deve tenere conto, quindi le pesche noci sono già state raccolte, qui non ci sono perché magari le aziende le hanno già commercializzate. Voglio fare una piccola fotografia dell'azienda tipo del territorio, un'azienda medio-piccola, soprattutto
a condizione familiare, e negli ultimi decenni le aziende hanno cercato di specializzarsi e di diversificare la produzione, quindi siamo passati dalla monocultura che poteva essere mais e vari cereali e ci siamo spostati anche per diversificare appunto il rischio aziendale a produrre frutta, ortaggi e tutti i prodotti che comunque la campagna ci riesce a dare. Ecco. Fate ricordare anche la rete d'impresa. Sì, ecco, alcune aziende di questo territorio hanno dato origine alla rete d'impresa Sincero, è una rete d'impresa nata appunto dal comparto agricolo e in questi giorni si è inaugurato a Udine il mercato coperto di Campagna Amica, appunto in via Letricesimo numero 2, dove siamo presenti con i nostri prodotti della rete Sincero e quindi anche lì, se volete assaggiare e acquistare i nostri prodotti, sono a disposizione di tutti gli utenti del bacino di Udine. Ecco. Intanto nella giornata di oggi siete qui alla tisana. Sì, esatto, qui abbiamo portato i prodotti, bisogna dire anche che le aziende nell'ultimo periodo oltre a produrre hanno iniziato anche a trasformare e quindi non solo diciamo l'uva trasformata in vino, ma anche ci sono altri prodotti per cui anche il grano viene trasformato in farina e poi in pasta, poi farete una piccola carrellata dei vari prodotti, poi anche la frutta viene trasformata in succhi e altri derivati, quindi insomma ci stiamo dando da fare per dare l'opportunità agli utenti di avere lo stesso prodotto però in varie forme. Ringrazio Andrea Businaro, presidente della Coldiretti della Tisana. Mi avvicino ad Enrico De Marchi, rappresentante degli agricoltori, sarà lui a presentarci i prodotti del territorio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, allora mi unisco anch'io ai ringraziamenti che ha fatto il nostro presidente Andrea. Abbiamo la possibilità qui di mostrare e far soprattutto assaggiare attraverso un tagliere che abbiamo deciso di chiamare tagliere del territorio, che è ricco dei nostri prodotti, a tutti e appunto prodotti locali. Qui abbiamo una rappresentanza dei prodotti insieme alle nostre donne che sono dalla mattina alla sera con noi, ci aiutano in campagna. Abbiamo, come diceva giustamente Andrea, ormai abbiamo capito che non si può più fare monocultura, quindi ci siamo specializzati. Abbiamo capito che bisogna trasformare il prodotto e quindi abbiamo degli esempi, abbiamo il miele, abbiamo le farine, abbiamo le paste, abbiamo i succhi. La zonta è una bevanda di succo di un aceto di mele. E abbiamo una latteria, adesso magari ci spostiamo, che produce e trasforma il latte giornaliero della propria stalla facendo dei prodotti ottimi. In quanti siete come produttori agricoltori? Allora qui oggi rappresentiamo circa una quindicina di aziende e abbiamo ovviamente anche il consorzio DOC La Tisana che rappresenta altre tante aziende, le quali dopo magari avremo modo di presentare. E più o meno rappresentiamo, spaziamo con tutti i prodotti del territorio, dagli insaccati alle farine appunto, alla frutta, moltissima frutta e ai paste derivati. Bene, tra poco ci sposteremo per dare spazio naturalmente a tutti i prodotti e a tutte le aziende. Adesso diamo la linea nuovamente a Paola Treppo che è andata a incontrare l'unico calzolaio della zona. A te Paola. Siamo con Giorgio, è l'ultimo calzolaio di La Tisana, una splendida bottega la sua che adesso mi ha appena detto che vorrebbe chiudere, ma noi faremo di tutto perché lui, ecco, mantenga aperta la sua bottega artigiana, di cui cercheremo anche di scoprire i segreti. Segreti di cosa? I segreti del calzolaio. Uno dei segreti del calzolaio. Giorgio, quanti anni ha lei? 74. E fa il calzolaio da quando? L'ho comprato con mio papà, avevo 13 anni, ho cominciato. Quindi il papà faceva anche lui il calzolaio? Sì. Faceva anche le scarpe papà? Eh sì, faceva una volta. La vede quella foto là? Sì? Quella foto là? Sì? Ecco lì, se mica imparavo il mestiere, che avevo circa 15-16 anni. Dice mio papà lì, amici che c'era qua, è così. Oggi chi porta qui alla tisana da lei le scarpe per le riparazioni? I clienti, sì, ma il lavoro è già calà comunque. Calà perché le scarpe cinesi,
molto calà in confronto a qualche anno fa, molto calà. E rispetto a quando era bambino, perché lei ha cominciato che era un ragazzino, insomma, no, a lavorare. La calzatura era diversa quella volta, la calzatura tutta in cuoio, diversa, la gente la faceva riparare perché l'abbondanza era poca, invece adesso tutta gomma, tanta gomma. Sì. E lei riesce comunque a riparare le scarpe, sì, di gomma? Riparo, incollo, fascio, insomma, nei limiti che si pone, insomma. Quindi siamo sicuri che lei non ci chiude subito la bottega? No, mi spero di no. Spero. Quindi stava scherzando prima? No, va bene, ma non potrò lavorare fino a 90 anni se arrivo. Perché, insomma, portare avanti una bottega artigiana così ha i suoi costi. Io trovo e mi gaverò quasi 50 anni dei contributi di artigiano. Non arrivo a 1000 euro di pensione al mese. Con 1000 euro ovviamente deve continuare a lavorare. Mi lavoro anche perché passo il tempo, anche per quello. Ma non merito, se ci vuoi dire sempre ci vai per il collo. Beh. Tra commercialista, tasse? Commercialista mi vola circa sui 1200-1300 all'anno. E quante scarpe deve riparare? E dopo pago l'INPS ancora, perché con più 65 anni bisogna pagare l'INPS incompleto, se lo paga la metà, ma la metà l'equivale circa a 2000 euro all'anno, se non è che sia. Insomma, i ragazzi che oggi vogliono fare la professione che ha fatto lei, che cosa può consigliare? No, di non farla. Prima di tutto non li può neanche imparare, se non c'è scuole, se lei delle scuole forse che impara. Sarà forse delle scuole, ma poi un meno poderia, non poderia acciappare un putelme, non posso pagarlo. Non potrebbe mai avere un apprendista? No, non poterei pagarlo, non so se dopo se delle leggi regionali, non lo so, questo non lo so. Ma mi non poterei pagare un ragazzo, poterei, assolutamente. Di nuovo in diretta da Latisana, parliamo del consorzio DOC Latisana assieme al presidente Giorgio Zagner, Giorgio Zaglia, e ci eravamo già conosciuti, però non so perché ho scritto Zagner. Parliamo di questa stagione delle uve che sarà strepitosa, stando anche a come è stata l'estate. Innanzitutto dobbiamo veramente ringraziare il buon Dio, sia per chi ha organizzato questa festa, che chiaramente il tempo è fondamentale quando si fa una festa di questo tipo, ma specialmente noi agricoltori e viticoltori dobbiamo proprio ringraziarlo, perché ci sta regalando delle giornate di fine estate meravigliose, perché l'uva sulla pianta può resistere ancora qualche giorno e possiamo ricavare veramente le caratteristiche migliori. L'alternanza poi del fresco durante le ore notturne e la bellissima giornata, il caldo durante il giorno, fanno sì che l'accumulo di sostanze aromatiche venga esaltato. L'uva è veramente stupenda quest'anno e non possiamo lamentarci, anche se noi agricoltori abbiamo sempre motivo per lamentarci per qualcosa, ma veramente sia dal punto di vista qualitativo e possiamo dire anche quantitativo, non possiamo veramente dire che non sia un'ottima annata. Non possiamo sbagliare noi in cantina, perché altrimenti poi qualcuno ci dirà che non siamo capaci di fare il vino. Settembre DOC è l'occasione per presentare i vini della zona, del territorio. Sì, ogni anno siamo contenti di esserci, perché vediamo un sacco di gente. Il vino è un elemento che richiama fortemente, no? Difatti vediamo molta gente che conosciamo, anche gente nuova. Quello che cerchiamo di dimostrare è che abbiamo dei prodotti e delle aziende veramente molto valide. Chiedo sempre alla gente, ai clienti in generale, di venirci a trovare, perché in azienda possiamo evidenziare quelle che sono le nostre caratteristiche, le nostre qualità. Le aziende sono migliorate moltissimo negli anni, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista dei vigneti.
Quindi possiamo dire, chiudere in bellezza dicendo che sarà un'annata positiva da tutti i punti di vista? Assolutamente sì, e vi aspettiamo con i prodotti della nuova vendemmia. Grazie a voi. Andiamo in pubblicità, poi ritorneremo in diretta da Settembre Doc la Tisana. Campanile della domenica dalla Tisana Settembre Doc, abbiamo presentato alcuni dei prodotti, ma con Enrico ci siamo spostati in questo angolo davvero suggestivo, tanti profumi, tanta voglia di sprovare alcuni dei prodotti. Tante aziende hanno voluto partecipare a Settembre Doc. Tante aziende, e prima abbiamo visto alcuni prodotti confezionati, adesso qua possiamo vedere direttamente quello che noi offriamo, che è il tagliere del territorio, un tagliere completamente, interamente, permette, made in la Tisana, perché tutte le aziende sono locali, e come potete vedere c'è una selezione di insaccati uniti ai formaggi e alle varie mostarde, mieli e giardiniere che vengono prodotte tutte quante nel nostro territorio, e assieme poi alle polente, quindi si torna al discorso di prima, le farine con grani antichi come una volta, insomma. Cerchiamo di riprendere le belle tradizioni di una volta che caratterizzavano anche la nostra città. Anche ai prodotti della latteria, naturalmente, i formaggi prima li avevi citati, quindi davvero ce n'è per tutti i gusti qui alla Tisana. Come sono state queste prime giornate? Perché questa è la giornata conclusiva di Settembre Doc. Certo, sicuramente noi abbiamo, diciamo, fatto una scommessa su questa manifestazione, che devo dire ci sta dando molta soddisfazione. Le aziende sono contente, i cittadini rispondono bene, sono contenti, piacciono i prodotti. Quindi speriamo di continuare questa collaborazione e continuare a ripetere questo genere di eventi anche in futuro. Bene, quindi positivo anche da questo punto di vista la risposta dei latisanesi, non solo, perché immagino che arrivi gente anche da fuori. Assolutamente sì, abbiamo avuto anche ieri sera dei gruppi che hanno ben volentieri assaggiato e degustato i nostri prodotti e ne sono rimasti molto entusiasti. Bene, io ringrazio Enrico De Marchi, rappresentante degli agricoltori della zona di Latisana e non solo, insomma, ma soprattutto di Latisana in questo caso. Andiamo a vedere Paola Treppo dove è andata, perché ha fatto un giro sempre con Monsignor Carlo Fant, parroco e memoria storica di Latisana. Eccoci, grazie Alexis per la linea. Siamo sempre con Monsignor Fant, il parroco di Latisana, con cui andiamo alla scoperta di quelli che sono i tesori dell'arte di questa cittadina della Bassa Friulana. Partiamo dal Duomo. Che cosa conserva questo splendido edificio in centro città? Prima di tutto direi che c'è un bellissimo gruppo marmoreo, l'altare maggiore. Poi ricorderei la pala del Veronese, ma di Moro abbiamo la trasfigurazione dietro l'altare. Poi ricorderei ancora un bellissimo prezioso organo del Nacchini del 1700 che viene usato, suona, e direi è un duomo a un'unica navata, per cui quando si celebra, anche dal punto di vista pastorale, si hanno sempre le persone davanti, le si vedono, le si guardano molto bene, per cui è una chiesa abbastanza raccolta, molto calda. Un'altra cosa, ha una buona fonia, no? Per cui per concerti, per cori, per momenti anche di liturgia, si sente molto bene in chiesa, il che non nuoce per niente per avere un rapporto tra celebranti e persone che sono dentro. E dal Duomo passiamo poi a una piccola chiesa che faceva parte in origine di un antico complesso monastico che conserva una pala molto particolare, di cui si è parlato molto negli ultimi anni. È stata scoperta, per dire la verità, dal professor Galasso Vinicio. Era messo qui in canonica, ma nessuno pensava che fosse un'opera d'arte di tale livello. Il professore l'ha guardata, l'ha osservata, l'ha studiata e ha trovato delle similitudini in altre pale del Tintoretto. L'ha fatta vedere, visitare da professori studiosi e approfonditi sul Tintoretto, ed è stato detto che è proprio del Tintoretto. Ed è in ben la mostra, in alto, nella cantoria della chiesa di Sant'Antonio. Fu Napoleone a spogliare questa chiesa, la chiesa del monastero. Alle nostre spalle, questo ampio spazio che vediamo,
era proprio caratterizzato dalla presenza delle inferiate, che davano le possibilità alle monache di partecipare alla messa senza essere viste. Le monache entravano da un ingresso secondario ed arrivavano nello spazio che ospita proprio oggi la pala del Tintoretto, una pala molto bella, in origine non di questa chiesa, ma di una chiesa che sempre di Ratisana, che oggi non esiste più perché è stata demolita. Ma c'è anche un'altra pala che dobbiamo ricordare, del Bortoloni, sull'altar maggiore. Questa chiesetta era la chiesa delle suore francescane di clausura. Nel 1750, in questo monastero vicino, molto grande, c'erano 24 suore, per cui un monastero molto grande, lo si vedono ancora adesso le radici di questo monastero. Purtroppo Venezia ha fatto chiudere questi monasteri, poi Napoleone ha completato l'opera facendo chiudere anche la chiesa. 6 anni fa abbiamo aggiustato questa chiesa che era ridotta in brutte condizioni ed è diventato un gioiellino. Se mi è permesso di fare l'ultima osservazione, nel Duomo si va a fare le cerimonie, nella chiesa di Sant'Antonio si va a pregare da soli. È il luogo del monastero, è il luogo del silenzio, è il luogo dove ci si trova. Ecco, questa è la chiesa della preghiera. Ritorniamo in diretta dalla Tisana, ci stiamo spostando per avvicinarci più a Piazza Indipendenza e farvi vedere diversi stand, ma qui con noi c'è un ospite che ci fa davvero molto piacere incontrare. Io ho incontrato spesso suo figlio nelle scorse dirette, Marco Lorenzonetto. C'è Guido qui con noi, il cavalier Guido, che ci presenta un po' alcuni dei vostri vini, ma soprattutto ci racconta come sta andando la vendemmia, com'è andata. Beh, la vendemmia sta andando benissimo, ormai siamo arrivati a metà vendemmia, diciamo, ancora un qualche giorno di bianco, poi entreremo nei rossi, il tempo ci favorisce, si dà una mano e quindi lavoriamo in tranquillità, diciamo, con un grande prodotto. Un'ottima stagione si prospetta e poi settembre d'oc è un'occasione per presentare le vostre specialità. Bisogna promuovere i prodotti, io dico sempre che bisognerebbe fare gruppo, perché da soli si va ma non si va lontano, fare un gruppo assieme e presentare i nostri prodotti, perché sono prodotti validi anche qui nella zona di Latisana, anche se così il Coglio è più, diciamo, però anche noi produciamo dei buoni vini e promuoverli sarebbe un reddito superiore, diciamo, ulteriore reddito alle aziende. Quali sono le tipologie di vini che ci terrebbe a presentare, perché magari ritiene spiccano, che possono spiccare in questa stagione? Latisana, noi lo sappiamo che è famosa, diciamo, con i vini autoctoni, il Refosco del Peduncolo Rosso, che abbiamo vinto un premio della Riviera Friulana proprio ad Aquileia l'altro giorno. E poi andiamo nei vini, diciamo adesso, i vini moderni, il Prosecco, la Ribolla Gialla, i Chardonnay, ce ne abbiamo. Noi, la nostra azienda, produciamo circa una quindicina di varietà di prodotto, quindi insomma è anche la scelta del consumatore, ecco, perché qualcuno piace il Refosco, l'altro no, io voglio il Cabernet Franc, allora bisogna avere quello e quello, ecco, diciamo. Qui a Latisana c'è uno stand appunto dedicato e c'è la possibilità di gustare alcuni dei vostri prodotti, ma quali sono le richieste secondo lei del momento? Ma la richiesta, la curiosità adesso è ancora nella Ribolla Gialla, diciamo, che la gente arriva e ti chiede dammi una ribolla, un Sauvignon, i vini nostri tradizionali, ecco, il Prosecco, quelli sono i vini che adesso vanno di moda. Io saluto anche Marco, suo figlio, che adesso sta lavorando. No? In cantina purtroppo, non ha potuto lui essere presente, sono venuto io. Beh, esatto. Mi ha fatto piacere incontrarla, avremo modo sicuramente di rincontrarci, perché noi siamo spesso in questa zona e magari verremo anche da voi in azienda per presentare al meglio la vostra produzione. Grazie mille, grazie e buongiorno e buon lavoro. Io ringrazio Guido Lorenzonetto, andiamo in pubblicità e poi ritorneremo in diretta. Ci spostiamo, andiamo verso Piazza Indipendenza e non solo, perché vi faremo vedere anche una mostra d'auto d'epoca tra poco. Di nuovo insieme il campanile della domenica dalla Tisana, ci siamo spostati in piazza Garibaldi per farvi vedere questi gioielli con il presidente della Proloco di La Tisana, Pietro De Marchi, davvero gioielli, auto d'epoca che sono qui presenti e sono davvero belle vederle, soprattutto per gli appassionati. Sì, questo lo dobbiamo dire grazie al Circolo Amatori Veicoli Storici di La Tisana che ha curato un po' questa rassegna ed è un appuntamento per loro quasi d'obbligo, quindi sono già molto
tanti anni che vengono ospitati. Parlando in generale invece della manifestazione, dobbiamo ringraziare, possiamo dire il buon Dio, perché in questi 3 giorni qua siamo stati graziati dal sole, quindi diciamo che sta andando veramente alla grande. Anche ieri sera, oltre all'appuntamento culturale dove c'è stato un bellissimo evento nel Teatro Odeon, c'è stata anche molta partecipazione, molto flusso di pubblico per ciò che riguarda appunto le vie in generale e anche le diverse location dove erano dislocati i diversi appuntamenti musicali. L'appuntamento finale di questa sera sarà alle 20.45 con la sfilata di moda a cura dei commercianti di La Tisana. Ci saranno 4 aziende, la manifestazione è curata dall'agenzia modashow.it e Michele Cupitò a presentare. Da quanto si sta promettendo, ripeto, il tempo è bellissimo, quindi siamo sicuramente sicuri che questa sera ci sarà moltissima partecipazione. Così possiamo dire che anche questa manifestazione del Settembre Doc sta giungendo verso il termine, ma con le migliori aspettative. Abbiamo presentato i prodotti del territorio, abbiamo visto anche queste auto d'epoca e ce n'è davvero per tutti i gusti ed è una vetrina per i commercianti della zona. Certamente, la vetrina per i commercianti della zona, ma anche in particolar modo per la gente che viene da fuori, che in qualche modo ha modo di vedere una città vestita a festa, come solitamente viene uso dire, ed è proprio in questi manifestazioni che si vede la rispondenza del pubblico. Sotto questo aspetto siamo soddisfatti e speriamo di terminare nel migliore dei modi. La Proloco di La Tisana è sempre attiva, dopo settembre Doc lavorerete per quali altre iniziative? San Martino e subito dopo il Natale, e quindi l'anno si conclude, ma non in prossimità del Natale, subito dopo c'è l'Epifania e si ritorna a ripartire con il 2019. Bene, io ringrazio il presidente della Proloco De Marchi, andiamo a vedere un contributo filmato. La Paola Trepo è andata sempre assieme al Monsignor Carlo Fant, parroco e memoria storica della Tisana, un po' per raccontarci alcune aneddoti e curiosità del territorio. Vediamo. Padre Marco Daviano sarà ricordato alla Tisana per un particolare legame con un illustre religioso di questa cittadina. È nato alla Tisana Padre Agostino Morossi e ricordano i 300 anni della sua morte. Anche una via è dedicata a questo Padre Agostino Morossi, che era il generale dei Cappuccini. Penso si possa dire senza smentita che l'autorità più importante che è vissuta qui alla Tisana, anche se era un cappuccino. Vicino a questo metteremo anche padre Marco Daviano. E 15 anni fa è stata fatta una mostra qui su padre Marco Daviano per presentare quello che lui ha fatto. Mi permettete di dire una cosa forse sciocca o superficiale? Il cappuccino, la bevanda del cappuccino, è stata inventata da Marco Daviano. Marco Daviano era andato in un'osteria, in un negozio, in un bar di Vienna e vedendo il caffè troppo scuro, troppo pesante, ha detto per favore se me la alleggerite. Gli hanno messo dentro un po' di latte e questo caffè è diventato colore del suo saio e da lì è venuto fuori il cappuccino fatto da Marco Daviano. Però Marco Daviano, dobbiamo ricordarlo, che nel XVII secolo fermò l'avanzata degli ottomani e forse direi questo, senza polemica, aperto a tutte le razze, a tutte le persone, è quello che ci ha permesso di far sì che l'Europa sia ancora cristiana. Ci stiamo spostando verso Piazza Indipendenza con l'assessore alla cultura della Tisana Daniela Lizzi. Allora, questo premio, ieri sera grande festa, abbiamo incontrato prima anche Dario Vergassola, davvero divertimento, però unito naturalmente alla cultura. Certo, come ormai è tradizione nelle nostre feste, nei nostri eventi, facciamo sempre il connubio ormai, cultura, enogastronomia, arte, letteratura, e quindi abbiamo visto che dobbiamo andare incontro alla gente ascolta, la gente vede.
fede, la gente c'è. E abbiamo avuto un grandissimo successo anche ieri sera con questa festa del 25esima edizione del premio letterario, quindi era proprio una festa, abbiamo fatto una torta grandissima alla fine proprio per festeggiare questi 25 anni che erano doverosi. È un bel premio che ha avuto anche una svolta in questi 2 anni e stiamo cercando di portarlo, ad ampliarlo ancora di più, farlo diventare sempre più importante e siamo sulla buona strada, almeno questa è la soddisfazione di ieri sera. Premio La Tisana per il Nord-Est, questa è la dicitura esatta, perché l'avete voluto chiamare anche La Tisana per il Nord-Est? Perché abbiamo voluto ampliare i territori limitrofi proprio per dargli una valenza internazionale che non solo si limiterà al Nord-Est, ma penso a tutta Italia e a tutte le altre nostri confinanti europei, anche perché questa è la via che dobbiamo prendere, l'Europa c'è, l'Europa la dobbiamo coltivare e soprattutto collaborare, perché i popoli si devono unire, non è possibile oramai anche a livello internazionale, questo è quello che si deve fare, altrimenti non ci sarà un futuro e un miglioramento per nessuno. Quella di ieri sera è una sorta di anticipazione, perché poi la vera consegna si terrà ad ottobre del premio, intendo. Sì, infatti il premio, la premiazione ci sarà ad ottobre, il 6 ottobre alle 18 sempre al Teatro Odeon, però abbiamo annunciato la rosa dei finalisti che i vincitori verranno decretati proprio la sera del 6 ottobre e quindi sarà un'altra grande festa per la premiazione di queste che abbiamo avuto quest'anno, veramente opere importanti, opere di qualità molto, molto alta, è stata veramente una fatica per poter trovare una rosa di finalisti. Che... Diversi eventi culturali, io ricordo anche gli aperitivi, vero? Che sono legati in qualche modo al premio. Sì, adesso ieri sera abbiamo avuto la festa della 25esima edizione, adesso per 3 giovedì, per arrivare al 6 ottobre, abbiamo proprio nella nostra piazza, Piazza Garibaldi, qui nel bar Garibaldi, in collaborazione con la nostra libreria, faremo gli aperitivi con l'autore ogni giovedì fino ad arrivare al 6 ottobre. Quindi ogni giovedì alle ore 18 qui davanti ci saranno gli autori che presenteranno i libri, avremo anche lì personaggi e sorprese. Quindi davvero un bel binomio, le eccellenze del territorio, quelle legate naturalmente all'enogastronomia, la cultura e il divertimento, è un modo per fare turismo ma anche comunità nel territorio della Tisana. Certo, comunità e socialità è quello che ha bisogno la città e anche le zone limitrofe. La collaborazione anche con gli altri comuni, abbiamo collaborato con tutti i comuni della Bassa, con tutti i comuni del sistema bibliotecario in Biblio, quest'anno 28 comuni hanno partecipato con noi a questa festa della 25esima edizione e collaboreranno anche in futuro per dare al territorio una valenza e una dignità che merita. Un bilancio di questo settembre DOC, mi sembra, sentendo anche prima il sindaco e il vice sindaco, che siano stati dei numeri alti di partecipazione. Sì, alti numeri che sono stati coadiuvati anche dal tempo. Abbiamo avuto un bellissimo tempo e anche la giornata di oggi, ci sono sempre stati graziati venerdì che sembrava dovesse venire la pioggia, poi invece alla fine non è venuta per fortuna e oggi chiudiamo con questa bellissima giornata di sole che sembra non la fine dell'estate ma l'inizio, e questo è un buon auspicio per noi per continuare dare sempre di più a questo paese, a questi cittadini. Dopo il premio ad ottobre, nella versione invernale, Daniela Lizzi come assessore alla cultura si dedicherà a quali eventi, quali iniziative? Abbiamo già in programma degli eventi da fare sempre in collaborazione con il prossimo evento nostro che sarà San Martino l'11 novembre, per cui avremo quest'anno, non dimentichiamo che è l'ultimo, che è l'anniversario del centenario della fine della guerra, quindi del 1918, e quindi avremo qualche evento legato a questo, avremo una mostra al polifunzionale e anche qualche altro evento e poi anche altri eventi culturali specifici nell'evento di San Martino dell'11 novembre. Io ringrazio Daniela Lizzi, davvero brava, posso dirlo? Allora, 3 volte che vengo alla Tisana quest'estate, davvero bravi tutti, a tutta l'amministrazione, perché siete vicini al territorio e cercate di fare tantissime iniziative per avvicinare proprio la comunità, quindi complimenti davvero. Grazie, spero che il territorio ci stia vicino, perché tutti dobbiamo collaborare, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti, grazie. Andiamo in pubblicità, poi ci spostiamo ancora durante la pubblicità verso il palco per farvi vedere quella che sarà la serata di questa sera dedicata alla moda e ai commercianti del posto. A tra poco dopo la pubblicità.
Ed eccoci di nuovo assieme, il campanile della domenica dalla Tisana, settembre DOC, davvero un successo questa iniziativa grazie alla sinergia, al gruppo che tra amministrazione comunale, Proloco, ma anche commercianti, perché questa sera, come vedete alle nostre spalle, è stato allestito questo palco, questa bella passerella che metterà in vetrina i commercianti della zona. Certamente, dobbiamo però anche dire che questa manifestazione si svolge nel centro storico, coinvolgendo il tessuto urbano del centro, rendendolo così partecipe alla manifestazione, chiaramente anche con un po' di disagi, però insomma sono disagi che vengono sopportati sui tre giorni, ma non solo, ma anche con la grossa partecipazione del pubblico che c'è stata in questi giorni, c'è anche tanta soddisfazione da parte nostra di aver indovinato sicuramente con il tempo, e questo chiaramente ti assiste, e dopodiché anche con la scelta di quelli che sono stati gli eventi. E poi l'organizzazione e il coordinamento di Modashow.it, Michele Cupito Palorizzotti, che sono sempre presenti sul territorio e mettono in evidenza appunto anche questo tipo di manifestazione, sono davvero molto bravi. Certamente, difatti per questo vi aspettiamo tutti alle 20:40, con inizio alle 20:45 di questa sera, per la serata di moda appunto dei commercianti della Tisana. La Tisana in passerella, presentazione dei prodotti di moda autunno-inverno 18-19. E l'amministrazione comunale è soddisfatta per questa bella iniziativa, ma anche per tutta quella che è stata l'estate la Tisana? Certamente, diciamo che siamo stati fortunati sia per quanto riguarda la partecipazione che per quanto riguarda il tempo, perché abbiamo avuto sempre giornate meravigliose come questa di sole, e questa è la manifestazione che chiude tutte le manifestazioni dell'estate. Abbiamo iniziato in primavera e poi ci siamo rivisti a cena con Hemingway, al Calice di Stelle, e oggi chiudiamo con Settembre DOC, che diciamo è la manifestazione clou dell'estate. Poi vi daremo i prossimi appuntamenti per San Martino e poi con le foghere tradizionali, e poi rinizieremo il prossimo anno con tutte le attività che abbiamo in programma. Allora, invece il sindaco Valvason, ma anche il presidente della Proloco De Marchi, erano sempre presenti con me quest'estate, ma farete un po' di vacanza? Infatti con la prossima settimana facciamo una settimana di vacanza e poi a capofitto per organizzare il prossimo anno. Anche tu? Sì, è vero, bella domanda, bella considerazione. Infatti tutta l'estate ci avete visto qua, quindi le ferie non le abbiamo fatte. Con la prossima settimana effettivamente ci meritiamo prendiamo perlomeno un momentino di riposo, e dopo, come diceva giustamente il vice sindaco, si riparte di nuovo sprombattuto. Ricordiamo quelle più imminenti, le iniziative, gli eventi più vicini, poi vedremo ancora un servizio e saluteremo. Sì, ma da parte nostra devo fare un accenno, visto che gestiamo anche la Scuola Comunale di Musica, con il 24, quindi fra 10 giorni riparte l'anno scolastico. Dopodiché, per ciò che riguarda gli eventi, abbiamo San Martino attorno al weekend dell'11 di novembre, e poi ci sono le manifestazioni del Natale che partono dall'8 dicembre fino al 31 dicembre, e poi, come ricordava ancora il vice sindaco, il 5 gennaio, perché qua è tradizione, la vigilia dell'Epifania, le foghere, a partire dalla Tisana, a seguire a Sabionera, a Pertegada, alcuni altri interventi che vengono fatti dai privati, e il giorno dopo a seguire quella della Tisanotta, a concludere. Andiamo a vedere ancora un servizio. Paola Treppo ha intervistato per noi Monsignor Carlo Fant, parroco e memoria storica della Tisana. L'estate è finita, ma non è finita ancora l'attività estiva della parrocchia dedicata ai giovani. Monsignor Fant, cosa abbiamo organizzato quest'estate? Abbiamo continuato a fare il Grest. Abbiamo fatto 4 turni di Grest a Forni di Sotto, 2 per le elementari, 2 per le medie. Sono durati una settimana ognuno. E hanno partecipato oltre 200 persone, tra bambini, tra animatori e tra persone, cuochi, persone che tengono conto la casa. Inoltre a questo è stato fatto l'estate ragazzi, 2 settimane, elementari e medie, dove hanno partecipato circa oltre 300 bambini, ragazzi, adulti, eccetera, dove erano varie attività, vari luoghi per imparare un mestiere, per fare qualcosetta, per giocare, anche per divertirsi. Un'altra cosa, è stato fatto anche a Ronchi, si è appena finito, un altro 10 giorni per i bambini. Interessante è stata una cosa in questo ultimo di Ronchi: i bambini sono stati a vendemmiare, hanno pigiato l'uva coi piedi e hanno anche bevuto il mosto, sempre nella giusta misura, per l'amor del cielo.
Un'altra cosa che abbiamo fatto, quelli delle superiori sono stati ad Assisi, hanno fatto una settimana di riflessione, di preghiera per loro. Attività per giovani e per ragazzi sono continuamente, ma una cosa importante, quest'anno abbiamo fatto un corso annuale per tutti gli animatori, erano circa 80 animatori, ragazzi che ogni 15 giorni si trovavano per prepararsi loro per dare qualcosa agli altri, non per far solo giochi, ma per essere preparati loro per dare qualcosa agli altri. Con il prossimo anno intendiamo aprire l'oratorio perlomeno tutte le domeniche, oltre che durante la settimana, ci sono i catechismi, i vari momenti di incontro, un po' è il centro dell'attività direi di tutta la parrocchia, ma anche direi un po' anche della Tisana. Ringrazio Paola Treppo per la sua collaborazione al Campione della Domenica da La Tisana. Chiudiamo da questa piazza Indipendenza che adesso è un po' spoglia, ma stasera sicuramente arriveranno tutti qui dalle 20.45 per vedere questa sfilata di moda, e davvero si presta anche questa piazza, vero? Sì, certamente. E sai, per concludere, come si diceva, un arrivederci alle prossime manifestazioni che è il San Martino, e per ciò che riguarda il settembre DOC un arrivederci al 2019. Grazie a tutti i telespettatori e un arrivederci. Io ringrazio tutta l'amministrazione comunale di La Tisana, qui con noi Angelo Valvasol, vice sindaco, assessore al turismo, ringrazio anche il sindaco, ma è una bella squadra la vostra, lavorate bene. Certo, è una bella squadra, lavoriamo uniti e i risultati si vedono. Io mi unisco ai saluti del presidente della Prolocco La Tisana e anche io vi aspetto a settembre DOC 2019. Bene. Grazie a Paolo Bassi qui con me, la regia di Tommaso Ravo. La prossima settimana il campanile della domenica sarà a Muzzana per la festa dei beni comuni, quindi faremo un giro anche là, ricordandovi sempre l'inizio alle 11.30. Grazie per l'attenzione, rimanete sempre su Telefriuli, buona serata.